Primo movimento all'autista. A quel punto seleziono il movimento e seleziono il movimento che è, scusate, guadagni, perdite, imballaggi fisici. Seleziono la data, differenza inventariale qua. Qui metto l'iniziale del destinatario, qui il posto e la provincia. I bancali che devo recuperare al padroncino, la posizione e per quanti, ed il cliente che ci è stato scartato. Questo per quanto riguarda lo storno al padroncino. Il relativo storno a Steff Italia si fa uguale, identico, ma ovviamente qua si selezionerà Steff Italia. Guadagni, la data, il posto, come visto, oltretutto con la compilazione automatica di Google Chrome non dovete far altro che iniziare a scrivere le posizioni, guardare per credere 161767075 per non perdere la base. Clicchi sul nome e fai salva. Poi tu salvi. E così lo storno è fatto al padroncino e già immediatamente per luogo, destinatario, emittente e compagnia bella su GDO, su Steff Italia. Selezionando il tipo di movimento, Steff Parma può fare il recupero di tutti gli storni fatti da tutte le filiali su Steff Italia. Ciao!